Io mi impegno almeno per coloro che hanno meno di 25 anni di rimborsare su loro richiesta i 2 euro che verseranno. Dopo il no alle primarie a pagamento, il senatore Russo si impegna a rimborsare i 2 euro richiesti ai giovani under 25. Il tutto a fronte dei diversi punti di vista interni al Partito Democratico, che vive dunque di un nuovo episodio di confronto. Questa volta le opinioni divergono sul prezzo da far pagare a chi vuole esprimere le preferenze e dal numero di seggi destinate alle primarie del centro-sinistra fissate a domenica 6 marzo. Il senatore Russo aveva avanzato l'ipotesi di aumentare il numero di seggi disponibili per le votazioni, richiesta però non condivisa da una parte del suo partito. Dei 7 stimati nei giorni scorsi, i seggi saranno probabilmente 14, a fronte però dei 21 richiesti da Russo. Una via di mezzo che però non lascia del tutto soddisfatto il senatore del PD. Io ho sempre pensato che le primarie debbano essere una grande festa della democrazia e sto lavorando perché il maggior numero di triestini possano votare ed esprimersi domenica 6 marzo. Evidentemente qualcuno nel mio partito ha un'idea diversa. Ho offerto diverse sedi dove si potrebbe votare, alcuni seggi gratuitamente messi a disposizione con i volontari già disponibili. Mi è stato detto di no, è stato votato nel comitato di presidenza mettendo in minoranza il mio rappresentante. Vorrei davvero capire se l'obiettivo è quello di avere la massima partecipazione o di far sì che queste primarie siano una cosa per pochi. E poi chiariamoci anche sui costi. Io rimango contrario ai 2 euro, credo che siamo in grado di sostenere le poche spese per i seggi che dovremo affittare. E a questo proposito continuo a chiedere al mio partito, al Partito Democratico e al centro-sinistra, togliamo i 2 euro, se così non sarà io mi impegno almeno per coloro che hanno meno di 25 anni di rimborsare su loro richiesta i 2 euro che verseranno. Dobbiamo favorire la partecipazione, dobbiamo favorire i giovani in particolare. Io continuerò a lottare perché queste primarie siano le primarie dei triestini.